Tutti in piedi, dai che è sabato, dai che è sabato, dai che è sabato, dai che è sabato, oh, dai che è sabato, merda, dai che è sabato, dai che è sabato, dai che è sabato. E tu mi direte, oh, Rastardelli, come siamo allegri, cosa facciamo oggi di bello? Risposta di Rastardelli, un cazzo, come al solito, oggi vado qua a vedere per, che non lo sapevo neanche, c'è una comunità qua di persone drogati, tossici, alcolizzati, disabili, visto che devo fare i servizi sociali, perlomeno vado a sentire per dove posso dare una mano, perché... Come ho detto ieri, andare a raccogliere le foglie e andare che posso aiutare invece le persone e andare a rispondere alle persone, sinceramente mi piacerebbe molto di più che rubare il lavoro agli altri. Ognuno deve fare il proprio mestiere, se proprio mi devi occupare del tempo, perlomeno aiuto persone che ne hanno bisogno, persone che posso tirar fuori, persone che posso salvare. Sicuramente non le puoi salvare tutte, perché ragazzi, l'alcolismo e la droga è un percorso lungo. Io ho avuto la forza di uscirne, mi è bastato me entrare in quella clinica, pare che mi è bastato fare due cose, entrare in clinica e vendere il bar e iniziare ad allenarmi, tre cose sono bastate. E sono abbastanza una persona forte, o voi, e grazie a caso comunque sei stimato da tantissime persone. Ultimamente anche ci sono pochi messaggi piccanti, ci vogliono, mi mancano un po' quei messaggi un po' piccanti, perché si migliora sempre con le critiche. Questo video qua, parliamo un po' di calcio, parliamo un po' di sociale. Allora, mi sono svegliato stamattina e ho visto Dio, anche per questo andiamo sul sociale oggi, ho visto Dio, mi ha detto che devo andare a indottrinare Verona, infatti per questo poi parliamo anche della comunità, perché ho sentito parlare Dio stamattina, ha fatto una bella intervista di 5 minuti su un canale che non ricordo qual era, dove spiegava un attimino insomma, il suo passato e il presente adesso della squadra che tifa. Sto parlando naturalmente di lui, di Dio. Sto parlando di Dio, un giocatore che ha smesso troppo a 29 anni, già a 28 già iniziava a star male, ma 28-29 anni, un giocatore che era la completezza incompleto, la completezza, giocava con tutti e due i piedi. Un cigno veramente, con queste leve lunghe, coordinate, molti paragonano Zirze a Van Basten. C'è una piccola differenza, proprio piccola, che Van Basten faceva 1-2 gol a partita, Zirze ne fa 1 ogni 4 per ora per statistica. C'è anche a dire che Bologna ha fatto solo 50 gol, ok? C'è anche a dire questo. Quindi un quinto dei gol li ha fatti lui, era Zeccazza l'attaccante, però... ancora tanto da imparare. Però c'è anche da dire che un certo Zlatan Ibrahimovic credo che possa dare d'esempio comunque sia ai giocatori con quelle caratteristiche, perché quando è arrivato la Juve no, era già forte, ma non era così forte come quando è andato all'Inter, perché è migliorato nell'Inter di Mancini. Lui è migliorato tanto nell'Inter di Mancini. Già Capello gli rompeva i coglioni che faceva pochi gol quando era la Juve, ma con l'Inter di Mancini proprio ha avuto un exploit, ha avuto un completo exploit. È diventato quello che lui avrebbe sempre voluto essere, cioè oltre che un giocatore di classe, un giocatore che gioca per la squadra, un giocatore che fa il numero, un giocatore che gioca bene, ti fa giocare bene, perché Ibrahimovic, calma, è quello che ha fatto diventare, quello che aveva fatto diventare forte Nocerino, eh? Cioè, attenzione, Ibrahimovic è quello che aveva fatto diventare forte Nocerino, quindi un giocatore totale, completamente totale, Zlatan Ibrahimovic.
ci aveva fatto fare 8-9 gol, gli diceva: tu quando prendi ti vedo anche se sei girato, se sono girato tu prendi vai che io te la metto sul tempo, tu prendi vai, io sono girato, no non sono girato, io ti vedo anche girato, tu prendi e parti. Cazzo, questo partiva e succedeva quello che succedeva. Fenomenale, fenomenale Zlatan Ibrahimovic quell'anno lì, davvero. Poi il Hortomuso ci ha fatto perdere uno scudetto, oltre che naturalmente le porcherie della Juve di Moggi. Comunque, vabbè, no, scusate, la Juve di Moggi, non c'era più, della Juve di Marotta, scusatemi, che già iniziava la Marotta Company. Comunque. No, Rasta, se mi sta Marotta, che adesso il nostro padre di Moggi, non di Marotta. Stai calmo. Che minchia, le biscette, se prendo per il culo qualsiasi tipo di squadra, minchia razza, da interista ti dico sei un grande, anch'io vi stimo tanto, perché so che come persona andremo d'amore d'accordo, ma non toccarle l'Inter. Porca puttana! Marotta, brava persona, migliore modo per me, però ogni tanto, già siete forti di vostro, di certe cose non è che avreste bisogno. Con tutto, comunque, niente da dire sulla sua potenza veramente mondiale a livello di idee e tutto. Comunque, Van Basten ha parlato stamattina e ha detto: non è che si è allargato più di tanto, cioè siete proprio il campione. Ha parlato delle leggende che giocavano in squadra con lui, che ha detto: ci servono 4-5 giocatori forti, 4-5 giocatori forti per andare a competere un attimino in un campionato, anche in Europa, o comunque per trasmettere quello che vanno a trasmettere loro in campionato, cioè vincere divertendosi e vincendo, convincendo, guadagnando il giuoco su tutte le zone del campo. Cioè è stato abbastanza netto, tu Zirze, giocare nel Milan non è facile. Non ha esaltato nessuno, anche lo stesso Camarda fa, mi sembra un buon giocatore. Cioè, tutto c'è ancora da dimostrare. Cioè, abituato comunque lui a quei livelli che giocavano prima, non è che si è messo ad esaltare i vari Camarda, i vari Zirze nella maniera più assoluta. Anzi, è stato molto basso con le aspettative, che magari ci aspettava l'intervista dove esaltava entrambi, invece non ha esaltato né uno né l'altro. A parer mio la differenza fra Marco Van Basten e Zirkzee, cosa Marco? Sì, adesso lo dico, scusate, che c'è anche lui come nell'intervista. Comunque, e fra l'altro Van Basten di carattere, non era un simpaticone, Van Basten di carattere con un allenatore. Devi stare molto attento a come parlavi, devi stare molto molto attento a quello che dicevi, perché era molto molto un permaloso Van Basten, eh? Non era quello che ti divertivi quando andavi fuori a bere o andavi fuori a figa o cose, era uno molto sulle sue. Una volta addirittura Sacchi le aveva detto: ma perché mi fai correre così tanto e mi tratti come tutti gli altri? E che Sacchi le aveva detto: perché tu sei un ragazzo intelligente e devi capire certe cose. E Van Basten è stato quello che di Sacchi, come me, di Sacchi ne ha dette di tutti i colori. Ha detto che avrebbero vinto anche senza allenatore, lì a quei tempi, ha detto che erano troppo superiori. Van Basten non è un simpatico. Guardate che Marco Van Basten non è un simpatico. Non è un simpatico. Sembra quasi anche uno con la puzza sotto il naso. Prima a me non me ne frega un cazzo che non sia simpatico. Io devo valutare Dio. Devo valutare Dio, cioè lui, come calciatore, come giocatore, come mentalità. Quando c'era da vincere, lui vinceva. Che poi non era simpatico, chi se ne frega. Allenarlo anche secondo me non è una cosa facile, perché uno che di allenarsi per me non aveva tutta questa grandissima voglia. Erano più i compagni che l'allenatore che glielo facevano venire. Per fortuna che giocava con gente che invece di voglia di allenarsi ne aveva tanta. Vedi Tassotti, vedi Baresi, vedi Maldini, Ancelotti, compagnia bella, cioè dei titani di oggi messi tutti quanti assieme, figuratevi voi. Cosa deve migliorare Zirkzee? Innanzitutto deve iniziare a tirare come Marco Van Basten, deve iniziare ad attaccare la porta come Marco Van Basten, non soltanto la profondità, deve attaccare la porta. Sono due cose differenti, far attaccare la porta e attaccare la profondità, sono due cose completamente differenti. Credo che dipende solo da lui, perché potenzialmente alto 1,93 destro, sinistro, passaggi precisi, è bravissimo a far giocare bene la squadra, metterti l'attaccante davanti alla porta o metterti uno veloce perché ti dà la palla sulla
ti dà la palla proprio sulla profondità quando entri alle spalle del difensore. È un regista comunque che parte da dietro, ha le caratteristiche come nelle movenze di Ibrahimovic, ce le ha. Perché Ibra anche era uno che svariava sul tuo campo, Ibra non gli potevi dire stai qua, torna di qua, torna di là. Gli ultimi anni che ha fatto con Milan nella fase difensiva praticamente trotterellava, passeggiava, alla tenera età di quasi 40 anni ovviamente. Comunque ha parlato di io, ha detto al Milan deve dimostrare, il succo era quello, al Milan deve dimostrare. Niente, vediamo un pochettino che cosa succederà. Su Camara ha detto addirittura un buon giocatore, mi sembra un buon giocatore, senza esaltarlo. Questi qua sono i grandi campioni. Finendo, ragazzi, Twitch, mi raccomando, Twitch, santo Dio, Twitch non si può sbagliare. È gratis pure se avete Prime l'abbonamento, come gratis senza Prime anche l'iscrizione. Nei messaggi in descrizione trovate il link Twitch Alex Restelli. Tac, siamo quasi a 3.200, siamo arrivati a 3.000, già abbiamo messo 200 iscritti. Abbonamenti qualcuno so che l'abbiamo fatto, indi per cui andiamo a Luther Rasa con FIFA, così faremo belle cose, faremo dirette anche con gli altri su Twitch. Faremo bellissime cose, si possono fare, ragazzi, possono fare bellissime cose. Quindi per favore, vi iscrivete, gente che mi ha fatto donazioni, mancano ancora pochi soldi al kit, chi mi vuole aiutare ancora mi contatti in privato, avete tutta la documentazione sulla descrizione, su messaggi, va del vostro gioco. Ragazzi, oggi vado a vedere questa comunità, adesso mi basta, vedo che qua dietro proprio, che è qua dietro, che ripeto, voglio aiutare nel tempo mio libero, al posto di andare a fare lavori che non sono miei. Oppure potrei anche farli, ma se posso fare un lavoro che secondo me potrebbe salvare qualcuno, secondo me è più utile che andare a rubare il lavoro invece un altro che invece si accontenta e vuole fare quel lavoro lì. Io sinceramente, avendo avuto la mia esperienza, la voglio mettere a disposizione comunque degli altri. Mi piace tanto stare con le persone anziane, mi piace tanto stare con le persone che hanno problemi o patologie, perché sono molto comunicativo con tutti, quindi ognuno deve fare il proprio mestiere. Se io posso fare questo, magari un domani introdurmi comunque in questo mondo qua, come ho costava troppo il corso, non potevo permetterlo. Proprio se posso aiutare gli altri, io sinceramente mi sento portato a farlo. Detto questo, un bacio, un abbraccio, ci sentiamo dopo nel video. Buon sabato, non fricchettate troppo, quando i figli oggi non ci sono alle giovani coppie. Ciao a tutti, anzi, fricchettate, ciao!